God Save the Wine, siamo qui a agitare il nostro test al ritmo del vino e del rock che per una sera si mescolano, però uno non si aspetterebbe trovare Castello di Broglio, Barone Ricasoli in un ambiente così rock. Filippo, cosa succede? Assolutamente, devo dire innanzitutto grazie per l'ospitalità. Devo dire che il Barone Bettino nella sua epoca, a suo modo, era molto rock anche lui. Barone di ferro, Iron Man. Soprattutto è stato rock nel costruire quello che oggi è l'Italia, quindi è stato uno dei primi che comunque ha creduto nella Repubblica ed è andato avanti anche contro tante insidie in quella direzione. Così facendo, oggi Francesco Ricasoli, con quello spirito e con quella tradizione che si porta dietro, continua a riprodurre questo pensiero sui propri vini. Quindi The Iron Baron, il barone di ferro, che oggi si presenta al mercato rock, ma anche con questa grandissima novità, questa gran selezione che ha avuto un sacco di premi, uno l'ho dato anche io, quindi insomma alla fine questo Colle di là che è piaciuto subito. Secondo te come mai ha avuto questo grande successo, la gran selezione? Ma devo dire che è un target di Chianti Classico che esce un po' dagli schemi, forse il consorzio aveva un po' bisogno di rinverdire, non so se è il termine giusto, il fatto delle riserve, il fatto dei vini un po' costruiti, e ha scelto questa strada per constatare proprio, far capire al mondo che comunque il Chianti Classico, il territorio del Chianti Classico, anche attraverso il Sangiovese che è il vitigno principe, riesce a dare questi risultati. Broglio in effetti è un mosaico di suoli particolarissimi. Assolutamente, assolutamente. Se pensate che questo è praticamente la vinificazione, un cru da singolo vigneto, dove nei primi anni 90 sono stati reimpiantati i vecchi coloni di Broglio che successivamente erano stati comunque, venivano da viti ancora vecchie, riannestati a quelle nuove, e questi sono i primi risultati. Quindi continuiamo a roccheggiare al Broglio con Barone di Ferro. Grazie Filippo. God save the wine. Grazie a voi, grazie a voi.